Ora, io saluto e ringrazio Camilla Baresani, che invito a venire qui con noi, e Alain Elkann, eccoli. Buonasera. Allora, se ti vuoi accomodare qui, Alain lo mettiamo qui. Eccoci. Eccoci qui. Dicevo, vedi, è raccolto il posto, lo dicevamo queste sere, voi sapete che ci siamo alternati e continueremo ad alternarci nel corso di questa rassegna tra la piazza principale e questo sito così bello del Museo Lavinium. Allora, avevamo immaginato un titolo che avete visto anche sul programma, che era L'amore non è tossico. Ovviamente poi quando si parla di amore, di questi sentimenti, ci sono moltissime sfumature, moltissimi punti di vista. Sia Camilla Baresani che Alain Elkann, lo dicevo prima, sono degli scrittori, sono dei giornalisti diversi ovviamente tra loro. Camilla, mi pare di aver capito, nei suoi libri, perché ne ha scritti tanti e credo sia in preparazione mai quanto Alain, che credo abbia ormai un record di oltre 35, tra i 35 e i 40, 45, ormai credo che neanche lui più ricordi quanti ne ha fatti. Di te si potrebbe dire che ti piace scrutare le vite degli altri, non so se è una definizione che si addice a quello che scrivi. Alain ha scritto tante cose, tantissimi romanzi che parlano appunto di sentimenti, di rapporti tra uomini e donne, ha scritto anche molto altro, come sapete, perché è anche molto noto per le tante interviste che ha fatto lungamente in questi moltissimi anni a praticamente tutti i personaggi più noti della vita politica, delle istituzioni, della cultura, dello spettacolo. Collabora per molti quotidiani, vive errando nel mondo tra Londra, New York, l'Italia. Però devo dire una cosa, io l'ho accompagnato spesso, conosce molto la provincia italiana, che è sempre straordinaria, piena di grande dinamismo e vitalità. Io vorrei partire proprio da lui per affrontare questi temi, ma ne incroceremo altri in questa chiacchierata che faremo insieme, perché il suo ultimo romanzo, Per Bompiani, si intitola Anita, e i due protagonisti, correggimi se poi non sarò precisissimo, sono, mi pare, un intellettuale di origine ebrea, no? Intorno ai 60-62 anni, e lei è una donna francese più o meno coetanea che ha diversi figli. E c'è una domanda che si fa Alain Elkann all'inizio più o meno di questo romanzo, che è: che cosa sarebbe accaduto se i due protagonisti di questo suo libro, Anita e Milan, si fossero innamorati da ragazzi, no? Che è impegnativa come domanda. Che cosa volevi dire? Cioè, a che cosa ti ha portato a farti questa domanda? Non lo so, se uno, non so cosa ne pensa Camilla, ma i romanzi nascono per caso. Quindi se uno pensasse troppo al perché, al come, eccetera, penso che non si riuscirebbe a scrivere. Quindi mi serviva così un'idea romanzesca, in questo, come il tema vero del libro è un altro, bisogna cominciare a raccontare. E allora cosa è più romanzesco che inventare una vita, no? E allora dire se fosse successo molte volte lo diciamo anche nella vita, no? Diciamo, ma se non succedeva, allora cosa sarebbe successo? E allora, e che sono, non si sa se sono occasioni mancate oppure destino, non lo so com'è, ma insomma in qualche modo questo personaggio, il protagonista Misha, che ha incontrato invece questa Anita quando avevano 60 anni, dice: ma se l'avessi incontrata a 18 anni come sarebbe andata? E allora si inventa la storia con Anita, come sarebbe andata se l'avessi incontrata a 18 anni. E in fondo è come un sogno, no? Cioè lui immagina una vita, si innamorano al mare, in un posto più o meno come qui, e poi per un po' si allontanano, si ritrovano, poi si sposano, hanno dei bambini, poi
si allontanano di nuovo un po', poi si ritrovano, insomma è la storia di una vita. E però mentre racconto tutta questa storia come se fosse, poi a un certo punto dice, ma però non è andata così, no? Invece è successo che ci siamo incontrati a 60 anni. Adesso che mi fai questa domanda, può darsi che nel scrivere questo ci fosse un po' di, non so se nostalgia o malinconia, cioè di dire in fondo avrei amato avere una vita lineare, tutti amerebbero l'idea di avere una vita lineare, no? Come se, no? Uno si innamora da ragazzo, poi si sposa, dei figli, diventa nonno, e questa è la storia, mulino bianco della vita, no? Che uno, c'è un grande scrittore russo che è Tolstoi, che da una parte, i suoi romanzi sono sempre divisi in due, no? Da una parte esalta l'amore coniugale, la vita così serena e via dicendo, poi invece c'è l'altra vita, l'amore passione, i pasticci della vita, così. Quindi io, avendo avuto una vita abbastanza diversa da quella del mulino bianco, probabilmente così ho la fantasia della nostalgia di questa vita, e allora, essendo l'autore, l'ho raccontato, ecco, questo un po'. Voglio chiedere a Camilla Baresani, a proposito di hanno 60 anni più o meno, no? I protagonisti di Anita, di Elkan. Ma c'è una differenza, cioè il dato anagrafico rende differente l'amore, l'innamoramento, no? Considerando che siamo una società che invecchia sempre di più, sempre più longeva, con chi ha ormai più di 65 anni, molto attivo, che si inventa la vita, sono aumentate a dismisura le separazioni e i divorzi tra persone molto anziane, per esempio. C'è qualche differenza secondo te? Ma indubbiamente io non credo all'amore dei 25 anni, faccio fatica quando vedo due che si innamorano e poi si sposano, tutti che vanno al matrimonio. Io penso sempre che un po' finisce, perché non posso credere che, diciamo, nel passato c'erano le guerre, per cui gli uomini morivano in guerra, i mariti, e poi i parti, e le donne morivano di parto. Non c'erano le separazioni, ci pensava la sciagura a togliere di mezzo uno dei due, e poi c'erano le vedove o i vedovi e si andava avanti, ti risposavi e via di questo passo. Poi la nostra società ha tolto di mezzo le guerre, perlomeno diciamo dove viviamo noi, le abbiamo spostate fuori dai confini dell'Europa, e ha inventato il parto sicuro, i medici si lavano le mani, insomma, tutta un'altra cosa, non si muore quasi più di parto. E insomma, i matrimoni durano, ma poi non durano, perché è molto difficile che chi si conosce a 25 anni riesca a trascinare una storia d'amore subendo i colpi degli innamoramenti, perché è impossibile che non ricapiti di sognare, di desiderare, di accendersi di desiderio. Insomma, quando vedo una giovane coppia non mi dà felicità, invece mi dà felicità una coppia che si è incontrata a 60 anni, ci credo, anche a 50 per carità. Io credo che a quel punto ci sia una maturazione per cui finalmente hai capito chi sei, finalmente hai provato tutto, hai assaggiato la vita, morsi, un pezzettino di qui, un pezzettino di là. Hai capito qual è il tuo lavoro, qual è il tuo ruolo nella società, sai anche scegliere la persona giusta per te e sei meno avventuroso, perché magari a 25 anni una ragazza vuol provare il bagnino, il maestro di sci, il bancario, il banchiere, cioè vuoi assaggiare tutto quello che il mondo propone. Arriva un'età in cui sai, no, io è quel tipo lì, è quella persona. Quindi quando due persone a 45, a 50, a 60 si incontrano, io trovo che sia un miracolo. E spero sempre che duri. Penso che siano le storie più belle, più incoraggianti, più piene. Naturalmente sono cose parziali che dico, ci sarà sicuramente chi si incontra a 25 anni, come agonia. Il primo capitolo di questo libro è molto bello perché è spiazzante. È il racconto di una
esistenza felice pur negli alti e bassi anche delle corna che si fanno reciprocamente i due protagonisti. E sembrerebbe una bella storia, perché poi resiste a queste corna, perché poi non ci si separa, poi c'è un'isola, una casa su un'isola, insomma ci sono delle cose comuni. Ma il secondo capitolo, quando si capisce che è una proiezione, un sogno, e invece la storia è diversa, i due si incontrano a 60, mi ha dato un grande sollievo, ho detto, ah che bello, la storia tra due adulti. Poi prosegue il romanzo, che è un romanzo che chi conosce Alain può immaginare che abbia una aderenza quasi totale alla sua vita. E lì si capisce anche come forse invece non riesce a funzionare nemmeno questa storia che sembrerebbe perfetta, perché incontrati... Una volta ho chiesto ad Alain, l'ho intervistato, metti un paio di libri fa, e gli ho chiesto, tu sei fedele alla tua casa editrice? Sì. Perché ha pubblicato tutta la vita presso l'editore Bompiani. E imperterrito continua. E imperterrito continua. Gli editori in genere sono un po', gli autori sono un po' infedeli, cambiano. Sei fedele ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. E ai tuoi amici, anche agli amici. E anche agli amici. Sei fedele al tuo lavoro, non è che hai fatto per un po' lo scrittore, poi ti sei inventato di fare il cinema, cioè hai fatto sempre tutta la vita lo scrittore e anche il giornalista con le interviste. Con le donne non sei stato altrettanto fedele, però c'è una cosa a cui sei fedele, le coetanee, cioè in realtà lui è fedele a un'idea di donna, la coetanea. E mi ha spiegato perché io ho tanti amici dell'età di Alain, ci sono anch'io quasi, siamo quasi coetanei, e tutti scelgono delle donne molto più giovani quando si trovano liberi a 60, a 55, a 70, mai nessuno che si metta con una coetanea. Invece Alain è un cultore delle coetanee e mi ha spiegato il perché, mi è piaciuto da morire, mi ha detto perché non devo spiegare niente, è già tutto fatto insieme, lei ha figli, io ho figli, lei ha figli di 18 anni, io ho figli di 18-20 anni, lei è nonna, io sono nonno, lei ha letto quei libri, io ho letto quei libri, lei conosce quel periodo, cioè era l'idea che si possa arrivare a una comunione delle cose e delle esperienze senza ricominciare da capo magari con una ragazza di 30 anni che invece vuole un figlio e lo vuole proprio da te. E insomma mi sono augurata che tutti gli uomini diventassero come Alain, cioè fedeli perlomeno a un'idea di donna coetanea. Ecco, questo più o meno. No, senti, non so se vuoi dire qualcosa. Perché sulla scia di quello che dicevo, qualcuno che mi fa avere una buona reputazione è una novità, cioè, certo. Come subisco una pessima reputazione, perché, non lo so, ed invece quello che scrivo qua, l'idea di un matrimonio normale, diciamo, come era una volta, no? Cioè, che si conosce, no? Della vita, un po' come il matrimonio dei miei nonni, in fondo mi dispiace di non averlo potuto fare, no? Perché anch'io ho avuto una moglie, ho avuto dei figli, forse era meglio se andavamo avanti così, no? Perché per esempio ci sono degli inconvenienti, hai dei nipoti, ma qualunque sia la donna con cui stai, non sono i suoi nipoti. Cioè in fondo non bisognerebbe rompere questa cosa, poi una volta che è rotta allora poi diventa tutto diverso, no? Cioè, dico che è un po' una fiaba questo inizio di libro, è un po' un sogno, sì, no? È una cioè, fiaba, è come... un sogno che però, ed è bello leggerlo, cioè io l'ho letto sognando con Misha, che è il protagonista, che incontra questa ragazza, e poi tutto bello, no? Perché la ragazza è molto bella, è francese, lui vuole lavorare nell'editoria, si incontra a una Forte dei Marmi, lei va a ballare alla capannina, cioè è tutto bello, lei è un po' la reginetta del circolo del tennis, ha dei completini da tennis meravigliosi, ha la racchetta giusta, la mamma è una bella donna
che sta nel miglior albergo di Forte, cioè, insomma è tutto perfetto, è il sogno che tutti, perché non ho avuto quella vita lì, però poi in effetti la parte del non sogno per un lettore è molto più stimolante, per come Alain racconta la storia con questa donna di 60 anni e per come si analizza poi, per come analizza anche l'insuccesso, possiamo dirlo, di questa storia. Io ho trovato tantissimo su cui riflettere, non avrei trovato molto su cui riflettere su una vita perfetta in cui il matrimonio funziona e dura. Ho letto con enorme curiosità del meccanismo che lui ritiene alla base della voglia di sognare sempre una nuova avventura, sempre un nuovo batticuore, la libertà anche nella sofferenza, perché ogni storia che inizia procura, certo, sofferenza, non è sempre che finisce. Perché proprio sulla scia di quello che tu dicevi mi hai dato un assist, volevo chiedere questo ad Alain, dette le cose che avete già detto. Ma perché in fondo rispetto, diciamo, a una storia che comincia, un'infatuazione che sta sopraggiungendo a quel battito che ti fa capire che sta cambiando qualcosa, cioè al di là della persona, una donna per un uomo per una donna, eccetera, c'è il concetto che si è innamorati dell'amore? Cioè è un po' questo l'altro aspetto? O dell'avventura? Cioè dell'avventura amorosa, non nel senso triviale, dell'avventura amorosa. Esco, conosco un al bar, ci vado. Voglio dire, lei ha detto che ho scritto, non so, 35, 45 libri. Io potrei benissimo essere uno scrittore senza mai più scrivere un libro, sì, no? Già le enciclopedie, fatto cose, tascabili, tradotti in altri paesi, potresti fare come potrei essere un intervistatore che ha una sua storia in macchina, i miei amici mi raccontavano quello che abbiamo fatto negli anni, quindi potrei benissimo non fare mai più un'intervista, e forse sono molto stupido di non fare questo, no? Cioè di non smettere sia di scrivere libri che di fare interviste. E chissà com'è la vita senza scrivere libri e senza fare interviste. Ma purtroppo scrivere libri e fare interviste è il mio vero matrimonio, capito? Quello della vita. Perché sono abituato così, no? All'azzardo del libro di narrativa, cioè la pagina bianca. Io adesso ho finito un nuovo libro da un po'. Non so cosa scrivere, se mai scriverò un altro libro, cosa scriverò, qual è la storia che scriverò. E intanto scribacchio tante piccole cosette, no? Di piccole situazioni, ma non ce n'è ancora una che è dominante. Perché ci deve essere un'idea forte, un manico per scrivere un libro. L'amore è uguale. Tu hai una donna, stai con lei, comincia, poi va bene, poi va meno bene, e dura un periodo. Poi a un certo punto una storia, forse, che non ha figli, che non ha, dove uno non ha bisogno dell'altro, e via dicendo, può anche rompersi, no? Per fatica, perché così. Oppure perché vedi qualcun altro, o lei vede qualcun altro. Allora quando si rompe una storia di qualche anno c'è un momento di sbandamento, così, che è lo stesso di quando non sai cosa scrivere. Dopodiché ti viene in mente un'altra storia e allora sei tranquillo perché per un po' la tua ossessione è questa nuova storia. E secondo me, per me è un po' lo stesso anche nella vita amorosa, no? Cioè di colpo adesso non è così, ma ti piace una donna argentina e allora improvvisamente hai voglia di andare a vivere a Buenos Aires e poi ti interessi come lo spagnolo e poi e vivi questa avventura. È la stessa cosa di quando tu scrivi. Le tue parole. Eh?
le tue parole qua me le sono segnate perché dicono da questo. Me donna, chiaramente la psiche maschile è al centro di dicono mille. Questo tu dici non sono riuscito a capire la dolcezza di un amore condiviso e forte perché ho nostalgia di una vita vissuta alla giornata dove tutto è ancora possibile, una vita dove speri sempre che ti succeda qualcosa di imprevisto, dove sogni altre vite immaginarie, dove soffri perché aspetti un messaggio, una risposta, una telefonata, un appuntamento. Una vita dove vuoi trovare qualcuno che ti ami alla follia e non ti accorgi che invece c'è Anita, cioè la protagonista, sì, che ti ama davvero. È perfetto come sì, lei. Certo. Proprio... Ma è l'azzardo, capisci? La letteratura, scrivere un romanzo e come e anche fare un e anche questa serata, no? Questa serata può essere per loro riuscita, un fallimento, noiosissima, improvvisamente c'è uno che fa una domanda e viene fuori qualcosa, non lo sai, quando fai un'intervista a qualcuno non lo sai come saranno le interviste, può essere la persona più famosa del mondo, essere noiosissimo o essere uno che hai detto ma che no, perché devo fare questa intervista e poi scopri una cosa che ti... Allora, aspetta. Ed è questo che mi piace, non giocando, non essendo più un giocatore di carte o di cose, che comunque il gusto dell'azzardo rimane, no, nella vita, cioè di prendere il rischio di... perché la novità è affascinante, cioè quello che non sai ancora, no? E in fondo la vita è così, la vita è così. E lo è anche uno scrittore, perché quando uno, siccome immagino che lo sappiate, scrive, cioè non è che i libri si scrivono da soli, e come diceva Thomas Mann, lo scrittore è la persona per cui è più difficile scrivere, perché ha un senso della responsabilità della parola che è esasperato rispetto alle altre, agli altri generi di persone. Allora, quando inizi un libro, che è comunque un lavoro solitario, è un lavoro di concentrazione, un lavoro che magari vorresti uscire, una bella giornata di sole, ma ti imponi perché di ci vuole molta disciplina. Beh, ci vuole, no, perché c'è anche questa immagine, no, un po' romantica ormai, insomma, forse anche inattuale dello scrittore che ha la collaborazione. Dove arriverai, può essere che tu lavori per ore, per giorni, che investi su un'idea e quell'idea è un flop, non ti porta da nessuna parte. Non ha... Però poi l'azzardo, vedi, io per esempio l'altra sera ero all'aeroporto di Torino, facevo un caldo tremendo, annunciano 15 minuti di ritardo, 20 minuti, un'ora di ritardo, e mentre io facevo questa scomodissima coda, c'era dietro di me un signore senza capelli, in pantaloni corti e sandali, di una certa età, di un certo volume, che con una donna più giovane che non stava con lui e un altro signore vantava le sue qualità su come lui è bravo a prendere dei biglietti che costano 10 euro, 20 euro e quindi aveva già il biglietto Olbia, Venezia per novembre che ha pagato, eccetera. Io ho scritto, sono salito in aereo, ho scritto un racconto che si chiama Logorroico, no? E che è il racconto di questo qua, capito? E quello è un azzardo. Cioè attingere a qualsiasi cosa. Però io mi sono così divertito a ascoltare lui e poi a scrivere che il ritardo, l'aereo, io non sono conto di niente. Poi sarà uno dei racconti migliori che ho scritto, il peggior, non lo so, ma comunque non mi aspettavo, dopo la giornata che avevo avuto, di scrivere il logorroico. Allora, c'è un altro tema nel libro, adesso ne parliamo, che è un altro tema di quelli molto impegnativi, ma che Alena affronta con una disinvoltura straordinaria. Adesso ci vengo. Prima però voglio fare un'altra domanda a Camilla Baresani, sempre sulla scia degli amori e delle passioni. Io un po' di tempo fa ho sentito una frase, non ricordo di chi sia o a chi sia stata attribuita, che dice questo: la più grande forma di trasgressione è la fedeltà. No, non lo so, ti chiedo che cos'è, quei, è vero, quei paradossi tautologici che vi piacerebbe che fosse così, ma non è così. Io penso che la fedeltà sia, non è una forma di trasgressione, è qualcosa che uno raggiunge
e ci deve tenere, è un impegno, non so, c'è gente che si impegna nello yoga, gente che si impegna nel lavoro, ci sono persone che si impegnano nella fedeltà. La fedeltà ovviamente è molto difficile da giovani ed è sempre più difficile nella coppia, perché una volta la coppia era basata su un uomo che usciva, andava a lavorare, e una donna che restava a casa con i bambini e aveva infinitamente meno occasioni di tradire. Oggi il fatto che anche le donne lavorino e che stiano distanti dall'uomo della loro vita tutta la giornata, in altre occasioni con altre compagnie, hanno reso le coppie molto più fragili, perché le occasioni di tradirsi sono sui due, sono di entrambi i coniugi e sono più facili. Mi diceva un'amica, la famosa avvocatessa Anna Maria Bernardini De Pace, che oggi le donne tradiscono moltissimo. Lei è passata da essere la più grande avvocato che difendeva le donne, oggi lei fa molti più uomini, perché ritiene che, mentre le donne una volta erano le vittime, la parte lesa in una coppia, parliamo magari di un ceto anche abbastanza benestante, perché chi va dalla Bernardini De Pace si suppone che sia un onorario di un certo tipo, sì, della parola. Però diciamo, dice, una volta erano le donne che avevano il marito, non so, l'industriale, il direttore della banca che le tradiva, e poi magari se ne andava e non voleva dare una lira né a loro né ai figli, così. Oggi io mi trovo con delle donne che si mettono con dei maschi, li ingannano in un certo senso, fanno il figlio carta di credito, preparano dei dossier dal primo giorno di matrimonio con spese, scontrini, eccetera eccetera, e un giorno mi arrivano baldanzose in ufficio col dossier, dice: ecco qua la situazione patrimoniale di mio marito, mi voglio separare, e si scopre che hanno tizio, Caio, altre storie. E mi diceva, e mentre una volta c'era l'idea, noi continuiamo a leggere di femminicidi, di mariti, ex mariti impazziti che, o ex fidanzati che uccidono le loro donne, ma lei dice che ci sono ormai tantissimi uomini che perdonano, perché non vogliono essere lasciati, non riescono a sopportare l'idea della fine del matrimonio, della fine della famiglia, dello stare, di doversi separare dai figli, e quindi vogliono solo perdonare queste mogli di cui lei, magari sguinzagliando l'investigatore privato, ha scoperto il tradimento. Senti, voglio chiederti un'altra cosa, perché nelle cose che state dicendo si intreccia anche un po' che cos'è il mestiere di scrittore, certo. Lo accennava prima Lenna, come una spugna attinge magari, sì, proprio a momenti di vita. I tuoi io mi sono segnato tra i tanti libri che tu hai scritto, per esempio due titoli che sono diciamo in sintonia col tema di stasera, poi quello che raccontano è un'altra storia. Sbadatamente ho fatto l'amore del 2002, mi pare l'imperfezione dell'amore del 2005. Poi c'è un libro, e questo svela l'altra parte di Camilla Baresani, che è una grande appassionata e conoscitrice di buon cibo, buon vino, che è Vini e Amori, credo, del 2014. I tuoi personaggi come nascono invece? Perché uno si chiede, ma da dove nascono le storie? Uno scrittore da dove le prende, no? Io sono un'ascoltatrice, credo come Alain, faccio per sfuggire alla noia. Interrogo le persone, poniamo a caso, non so, vai a presentare un tuo libro, una qualsiasi occasione, poi c'è la cena, le cene sedute, magari ufficiali, sono delle cose strazianti per la noia, perché durano ore, perché poi si mangia anche male, e ti trovi seduto lontano dalle persone che sono i tuoi amici, quelli che conosci, e magari ti mettono, non so, accanto a un colonnello della Guardia di Finanza di San Vito di Cadore, tu dici: oddio, di cosa parlo con questo signore, non ho argomenti in comune. E allora lì arriva la bellezza del mestiere di scrittore, che ti permette di fare delle domande, perché cioè, se arrivassi io, Camilla, e non sono una scrittrice, e chiedo al signore della Guardia di Finanza della sua vita, probabilmente mi manda al diavolo e dice: che vuoi, ma io sono una scrittrice, lui lo sa. E quindi quando comincio a fargli delle domande che iniziano dal suo lavoro e poi volgono alla vita personale, i rapporti con la moglie, il figlio batterista che si è fatto il tatuaggio, lui non è contento, e entro nella vita di queste persone, nei loro guai,
nelle aspirazioni che avevano, che non si sono realizzate, nei loro piccoli piaceri. Ecco, per me è tutto materiale narrativo, è una scoperta, prendo appunti e finisce sempre in un romanzo, con un nome diverso, con un posto diverso. Certo. Però cioè, ascoltare le storie delle persone per me è fondamentale, chiunque siano, cioè, non devono essere solo i ricchi e i famosi o quelli che hanno fatto qualcosa di meraviglioso per l'umanità, anche gente comune. E anche Alain mi pare così, è uno che fa molte domande. Ah sì, certo, la curiosità, la dote della curiosità non gli manca certo. Se tu ci volessi dire in poche battute, perché prima si sottolineava, cioè c'è ancora un alone, no, intorno a chi scrive, chi fa questa professione, lo scrittore, soprattutto più che il giornalista. Ci vuole molta disciplina, molta caparbia, bisogna avere degli orari prestabiliti, cioè tu l'hai raccontato prima, per esempio quell'episodio del rapporto molto divertente, ma la scrittura prevede molta disciplina, c'è più disciplina, più fantasia. Quando capisci che una storia è chiusa, è finita, per esempio, che non devi scrivere altre pagine? Sono delle curiosità, ma credo che poi ogni scrittore ha le sue regole, i suoi standard, le sue abitudini. Io non lo so, non ho molte abitudini in questo senso. Non avevo un maestro, dei maestri, degli amici che erano... Uno scriveva solo la mattina, tutte le mattine, uno lavorava solo il pomeriggio, tutti i pomeriggi, dopo la passeggiata, cioè tutte cose molto così. Ma io non sono così. Intanto, a differenza di molti altri, scrivo dei libri piccoli, scrivo molti libri ma brevi. Perché mi annoio a correggere dei libri troppo lunghi e non voglio che chi legge i miei libri ci metta più, al massimo due puntate, ma non mi piace uno che per 15 giorni legge un libro, poi lo mette lì, poi si dimentica, perché non penso che io costruisco, adesso lo dico, quando ero giovane non lo sapevo, uno costruisce un'opera, no? Un'opera come un arancio con tanti spicchi, e uno fa tanti libri, però poi tutti questi libri hanno un filo rosso, una data, e costituiscono la tua opera. E ogni libro rappresenta quello che in quel periodo, che può oscillare tra un anno o due, era la cosa che ti interessava, che ti ossessionava, che era importante o che vivevi, e quindi il libro è più forte, perché io nasco, per questo che dicevo il logoroico prima, no? Io nasco come scrittore di racconti, perché quando ero giovane mi piacevano i racconti, mi piacciono le cose fulmine, come mi piacciono gli acquarelli, i disegni, molto oltre che i quadri. Il romanzo è una sinfonia, una cosa più complessa, che domanda una costruzione, eccetera. Ma non voglio perdere quel senso, una certa velocità. Poi uno può anche riflettere, perché in questo romanzo non abbiamo parlato, ma c'è anche una parte, che è la vera cosa del romanzo. Ma non, io cerco l'ispirazione, non lo so, è come un rabdomante, no? In questo momento, per esempio, è un anno, quasi 8-9 mesi, 10, che non so cosa scrivere. Perché? Perché ho fatto uno sbaglio. Di solito scrivo un libro alla volta, no? Scrivo un libro, poi la prima versione, seconda, terza, lo correggo, poi diventano bozze, poi alla fine diventa libro, poi c'è la presentazione in questo libro per un paio di mesi o qualche mese, poi il libro finisce per lo scrittore e a quel punto comincia un altro libro. Questa volta ho accavallato due libri in un anno e mezzo. Cioè ne ho finito uno e ho subito cominciato un altro prima che quello fosse pubblicato, eccetera. Per cui questo libro
che uscirà un altro anno, l'ho già finito l'inverno scorso, quindi ho creato un po' di cortocircuito nel mio modo di scrivere e non mi sono ancora ricaricato, non ho ancora trovato una storia o qualcosa che ho veramente voglia di raccontare, non ho i personaggi, non... e a volte provo, scrivo delle cose piccole e allora ho l'idea, ho l'impressione, perché ho un titolo strano in mente, che farò un libro come ha fatto un mio amico tanti anni fa, che purtroppo è morto giovane, si chiama Pier Vittorio Tondelli, che ha scritto un libro che si chiama Weekend Postmoderno, che è un libro che non è un romanzo, che non sono dei racconti, che non è un saggio, ma che sono tante cose. Ma può darsi che quel quaderno che, dove scrivo, dove ho anche scritto il logo eroico, ma altre cose, diventi uno strano libro intermedio, che non è né un romanzo né un racconto, ma un libro a cui capirò tra un po', accumulando pagine, se riuscirò a dare una forma, no? Perché comunque qualsiasi libro deve avere una forma e un filo rosso, perché io faccio così perché è come la scultura, no? Cioè anche il libro deve avere una sua forma e stare intorno a un manico che è come una colonna vertebrale, se no il libro è un pasticcio, perché il libro, voglio dire questo, non so come li fa Camilla, ma per me è simile all'architettura di una casa, ma vale anche per un racconto. Se tu entri in una casa, se è inverno vuoi il riscaldamento, se è estate ho la finestra aperta, ho la zanzariera, oppure l'aria condizionata, l'acqua calda in bagno, deve funzionare la cucina, il frigorifero, eccetera. Se alcuni di questi elementi non funzionano, qualunque sia la casa, tu non stai bene, non ti piace. Lo stesso è un libro, quando il lettore lo prende in mano, non deve esserci niente, può piacergli o non piacergli il libro, ma il libro deve, non deve avere macchie, non deve esserci una fatica, non deve esserci una pagina che in fondo disturba il corso del libro, almeno che non sia voluto nel libro stesso. Quindi io tengo molto conto del lettore, no? Il lettore è come quello che affitta un appartamento e ci deve stare bene. Lo stesso chi apre un libro non deve trovare delle cose che un personaggio che non si capisce perché è lì, oppure un'incongruenza, oppure una cosa falsa, no? Cioè raccontare un amore che capisci che è biascicato, che è mestiere. Io quando ho scritto anche 60-70 pagine sento che è mestiere, perché raccontare una storia è facilissimo, no? Ho buttato via decine di quaderni in questo modo qua, finché non capisci che è una storia che tu vuoi raccontare e che può prendere la persona che la legge. Quindi lo scrittore, anche se è assolutamente bugiardo, cioè racconta magari una storia che è completamente falsa, deve essere totalmente sincero. Non so se mi spiego. Cioè, credibile, certo, quello che racconta. Non puoi barare con il tuo lettore. Cioè, se racconti qualcosa, devi saperla. Non puoi... perché il lettore se ne accorge, il libro diventa... E questo vale per un luogo, vale per un plot, vale per un personaggio, vale per come... qualunque cosa, se è malato, come si veste, quello che mangia... Deve stare in piedi, poi può essere odioso, logorroico, noiosissimo, perché tutto questo fa anche parte della vita dello scrittore, cioè la sala d'aspetto di un medico dove ti annoi, c'è una zanzara e via dicendo, può essere
un argomento che va bene per un libro. Non è detto che deve essere spettacoloso, succedere un fatto eccezionale. Cioè devi capire tante cose, cos'è la noia, cos'è il divertimento, cosa sono i soldi, cosa sono i debiti, cosa sono le malattie, le finte malattie, il, come si chiama, il, quelli che sono psicosomatici, ipocondriaci, il giocatore, quello che ha paura, il pavido, quello che si vanta, il bullo, cioè c'è di tutto, no? E tutte queste cose le devi conoscere, se no non le puoi scrivere. Pensate, raccontare un finto bullo, o un finto avaro, o uno che non sta in piedi. E quindi, siccome anche un avaro può leggere quel tuo libro, se il tuo avaro è falso, sei morto, no? Quindi devi essere più avaro dell'avaro quando descrivi l'avaro. Allora, possiamo fare un applauso, un po' di calore in questa serata. Voglio anche salutare le persone che ci stanno seguendo via Facebook e chiedo adesso l'aiuto di Camilla Baresani, perché apriamo e chiudiamo una parentesi però che è molto importante di questo libro, perché Alain Elkann prende di petto, insomma affronta un grande tabù che è quello della morte, no? Io dicevo prima, lo fa con una grande disinvoltura, con toni, anche con senso dell'umorismo, insomma ti spiazza, tutto questo nasce da una sorta, la definisco, di disputa tra i due protagonisti, no? Perché mi pare che Anita voglia farsi cremare, no? E dice poi magari mi reincarnerò, mentre il protagonista maschile Misha vuole essere sepolto, no? Mi pare che questa è la contrapposizione. Ma tu lo racconti in un modo, ci sono delle pagine spassose dove uno proprio si ritrova a sorridere di gusto di un tema che ovviamente prendiamo tutti con le pinze. Ci dici due cose di questo e poi volevo sentire Camilla su questo, Camilla Baresani. Beh, siccome la morte è inevitabile, no? Certo. Io non parlo della malattia o di queste cose, parlo del fatto che la grande libertà di ognuno di noi è quella di decidere quello che vogliamo di noi, no? Allora c'è un problema, che se ti fai cremare e hai degli eredi, possono dividerti in tante scatolette, no? Basta misurare il peso delle ceneri, poi sei sei figli, fai sei scatolette. Cioè. Se invece questi devono dividersi il tuo cadavere, diventa una lite, no? Perché io per esempio sono uno scrittore, scrivo con la mano destra vale più di quella sinistra, se a uno gli capita la mano destra, la mano sinistra può ingelosirsi rispetto all'altro, no? Poi ci sono delle parti doppie, ma ci sono anche delle parti singole nel corpo umano, quindi il non cremare nell'eredità, se poi uno vuole vivisezionare, diventa un problema. Ecco, allora il mio protagonista pensa, i miei protagonisti discutono di questo. Poi c'è un lato più profondo, e che è buffo in questi due, che lei vuole essere cremata, però crede nella reincarnazione, perché crede nell'anima come una cosa che poi viaggia, no? Lui vuole essere sepolto, ma non crede nella reincarnazione, cioè pensa, e allora pensa a lungo e dice, in fondo se io mi faccio seppellire, poi ok, divento cadavere, però poi il cadavere, le ossa diventano fossile, insomma bene o male qualcosa di me rimane, no? L'impalcatura o la fossilizzazione dell'impalcatura. Invece se sono ceneri, le buttano in mare o finiscono in scatoletta, e allora ci sono anche episodi comici, no? Di uno che non sa che ci sono le ceneri di un amico in stireria, che c'è una cameriera che stira con le ceneri vicino, allora poi le prendono perché le mettono da un'altra parte, c'è uno che ne ruba un po', le mette da parte, cioè che poi non sono cose comiche, ma che sono successe, che sono vere, no? Quindi io vedo tutto questo. Come hai scritto le ceneri fatte perché eventuali eredi non possano, siccome dalle ceneri non si può estrarre il DNA,
in casi sì, certo. In cui ci sono degli eredi che potrebbero essere sì, dei figli illegittimi che vogliono fare così, certo. Incenerire il cadavere toglie di ogni mezzo, possibilità sì, di per risalire, gli eredi diciamo riconosciuti ufficiali gli toglie la possibilità che salti fuori qualcun altro un domani e dice sì, quindi ci sono insomma pro e contro, no? Poi questo qui che invece vuole essere seppellito tutto fiero eccetera, scopre che la tomba che pensava fosse sua non è più sua perché è di sua sorella, allora la sola idea di chiedere alla sorella se il permesso di essere seppellito gli dà un'ansia pazzesca perché non è più tranquillo, no? E si dice dove vado a finire? Allora poi c'è un amico che gli dice se vuoi ti regalo una tomba, un altro. E, insomma, intorno a questo poi lui finalmente decide di pur di ritrovare la sicurezza, cioè la tomba che era anche sua, di affrontare la burocrazia e quindi fa tutti, riempie tutti gli incartamenti per finalmente recuperare il diritto al suo posto e così. Però appunto tutto questo è vero perché succede, ma è comico. E poi il fatto di come finiremo a me affascinava perché, non so, che è il vero romanzo, no? Cioè Dante si inventa la Divina Commedia, gli egizi costruiscono delle tombe, delle piramidi dove si portano dietro il pane, la marmellata, la stoffa, il letto, il cuscino, il trucco, gli oggetti di lavoro, non so, il compasso, eccetera. Poi sarà così, non sarà così. Quello che è affascinante è che non lo sa nessuno. Quindi il cosa fare di sé e cosa succederà dopo è assolutamente un tema romanzesco meraviglioso che è come l'inizio del libro, no? Dove questo qui si inventa come sarebbe stata la sua storia d'amore, che è pura invenzione. E lo stesso succede su cui uno può immaginarsi tutto quello che vuole su quello che gli succederà dopo. Quindi ha ragione lei che crede nell'incarnazione o lui che non ci crede? Non c'è nessuna prova. Questo è un po' quello che sì, raccontano questi due. Però è divertente anche il fatto che in una coppia appunto di sessantenni si discuta di questo. Perché effettivamente a 23 anni uno ci pensa meno, ecco. Sarà anche bello l'amore a 60 anni, ma insomma a 25 forse meglio, ecco. Allora, grazie. Volevi dire qualcosa in chiusura, Camilla? Sì, a me diciamo, questa parte funeraria è piaciuta molto perché anch'io sono una che ci pensa, sono cresciuta con parenti, nonni, che tutti avevano già lasciato a 20 anni le disposizioni su come volevano, dove, in che forma, in che modo, poi il solito dilemma ormai da quando è possibile, cremazione sì, no, posto nella tomba di famiglia. Cioè, tutto questo io stessa ho sparso le ceneri di mia nonna a Villa Borghese, come mi aveva indicato lei, dalla villa fino a Porta Pinciana. Salvo poi, perché lei non voleva essere rimanere, voleva essere sparsa, però io ho ancora l'urna, non sono mai riuscita a buttare via l'urna. Vuota? Vuota, sì, perché mi sono legata a questa urna. E dove la tieni? In studio, in studio però un po' nascosta. No, quindi ero molto... cioè l'amore non è certo, ma la morte è certa e decidere... dove, come morire, vorrai, se vai in un cimitero non ti verrà mai più nessuno a trovare, mi dice vado, mi faccio seppellire a Tel Aviv, ma poi arrivano gli antisemiti e distruggono il cimitero, oppure c'è il cimitero di Torino che però bisogna stare separati gli ebrei dai cattolici, insomma tutta una serie di problemi. L'unica cosa che non hai elencato, a cui io penso sempre, è che alla fine forse è preferibile il cimitero con la lapide, perché della cremazione non resta nulla. Invece una delle forme di turismo mie preferite è andare a vedere i cimiteri. Non per vedere la tomba di Jim Morrison, non lo so, ma per vedere i nomi delle persone che abitavano in quel luogo.
per esempio, se vado in una località del Tirolo, mi piace vedere. Certo, ricordo i nomi delle famiglie. Immagino, vedo le date quando sono. Dico, questo sarà morto in montagna, questo sarà morto in guerra, questo, come mai è morto così giovane? Poi a volte ci sono le fotografie. E insomma, i cimiteri sono rimasti come delle forme di storia alla portata di tutti. Cioè, se voi andate in un qualsiasi paese e andate a visitare il cimitero, lì c'è la realtà di quel paese, di quel villaggio, di quella città, i nomi, le etnie, il fatto che, non so, a un certo punto, come mai tutti questi cognomi calabresi e siamo nel Lazio, poi magari scopri che erano famiglie al confino che le hanno mandate lì. Insomma, c'è. È un modo per ricostruire l'identità e anche la memoria di quel territorio, ma non c'è certo, dubbio, e di quella comunità. E se togliamo, se tutti ci facciamo cremare, alla fine. Ma infatti io sono contrario. Ecco, cosa resta? No, il mio personaggio, che non sono io, ma insomma il maschile, è bellissimo vedere. È contrario. Appunto, la storia delle famiglie e anche le professioni, una volta mettevano anche sulla lapide, io ho scritto un altro libro. Sempre su questo argomento, che si chiama Padre Francese, padre francese, certo. Dove c'è mio padre, è uno dei primi che accanto, carriera. Improvvisamente l'anno dopo, vedo che hanno seppellito vicino a lui uno che lui avrebbe odiato nella vita, no? L'opposto di lui. E allora racconto questa storia di questi due che all'inizio non si guardano, però poi, siccome sono destinati per sempre a stare vicini, finisce che si parlano, no? Eccetera, eccetera. Quindi questo argomento qui di immaginarmi una morte allegra, in poche parole, è che siccome detesto l'idea di dover morire, allora tanto vale che me la racconti in una maniera un po' più divertente, no? Una speranza di cosa, capito? Allora, vedete, e come diceva prima il nostro amico che ci ha accompagnato, no? Sì. Com'è, la vita è una cosa che inevitabilmente finisce male. Sì, beh. Sì, lo sappiamo già subito. Sì, e quindi è solo una questione di come e quando, ma insomma, quindi ecco, tanto vale divertirsi anche un po'. Certo, e poter ridere o sorridere. Allora, grazie a Camilla Baresani, grazie ad Alain Mercato.